Benvenuti in questa nuova lezione di nutrigenomica. Allora, vi ho ripreso un fotogramma che vi ho spiegato nella precedente lezione, quindi mi raccomando, stiamo parlando delle diete che prevengono quelle che sono le patologie croniche. Vi ho fatto vedere nella precedente lezione un elenco di quelle che sono le patologie croniche. Di quelle che sono le patologie che colpiscono maggiormente l'Occidente, abbiamo visto che prime tra tutti sono le patologie cardiovascolari e immediatamente dopo ci sta il cancro e via dicendo. Quindi non seguite questa lezione se non avete seguito la precedente. Abbiamo visto anche le tre cause principali delle tutte queste patologie croniche che devastano la vita dell'individuo, soprattutto se sono presenti, naturalmente tutte e tre assieme. Queste tre cause che cosa comportano? Vi ho detto un forte stress ossidativo a livello cellulare. Vi ho spiegato un attimino cos'è lo stress ossidativo. Se volete sapere di più, richiedetemi altri corsi. Quindi mi raccomando, questo non significa che qui io vi ho ripreso questo fotogramma per sottolineare un concetto importante che vi ho già spiegato. Non sono le specie reattive dell'ossigeno ROS che provocano le patologie croniche di cui abbiamo in precedenza parlato, ma è lo squilibrio tra le specie reattive dell'ossigeno ROS o dell'azoto che superano di gran lunga, ecco che in termini di concentrazioni, queste specie reattive superano di gran lunga le difese antiossidanti dell'organismo, quindi tutta quella serie di enzimi che vanno in grado di andare a neutralizzare le specie reattive dell'ossigeno, che sono importanti da un punto di vista fisiologico, ma diventano patologiche, cioè diventano causa di patologie. Tutte le patologie che abbiamo, di cui abbiamo parlato nella scorsa lezione, se naturalmente i loro livelli aumentano e vanno al di là di un certo limite. Vi dico qualcosa di enormemente importante per quanto riguarda il grasso corporeo, quindi quando tendiamo a mangiare in modo sproporzionato, ovviamente aumentiamo di peso e aumentano le nostre riserve lipidiche, quindi aumenta il grasso corporeo. Tutti voi più o meno avete sentito parlare di un indice che ha la sua importanza nella dietologia ed è il BMI. Questo indice è l'indice di massa corporea. Ora, essenzialmente, io voglio farvi comprendere qui, per quello che è lo scopo di questo corso, non da un punto di vista pratico come calcolarvi l'indice di massa corporea o piuttosto che altri indici molto importanti per farvi capire in che stato vi trovate. Queste sono cose piuttosto dedicate che tratto in altri videocorsi specifici. Quindi qui, essendo un corso di genetica degli alimenti, di nutrigenomica in particolare, in cui tratto, appunto, come vi dico sempre, l'effetto dei nutrienti nel genoma umano, ecco, allora ci interessa anche il grasso corporeo, perché appunto dobbiamo comprendere che cosa combina. E dal momento in cui ci stiamo occupando di dieta preventiva, ci interessa, perché vi faccio capire come tante diete e tanti alimenti sono in grado di andare a diminuire quel grasso corporeo. Ma tra tutto quello che è il grasso, tra tutti quelli che sono gli accumuli e depositi di grasso corporeo, in primis è il grasso addominale ad essere più incriminato, quello che provoca patologie, gravi danni, è il grasso addominale. Allora, andiamoci gradatamente.